personalissimo. Oh, cartellino con la numero 400. Sì, ci sarà una 400esima ammonizione da parte di Calzavalle. Tra oggi 28 espulsioni e 13 rigori. Ecco i due capitani, Vannucchi per il Taranto, mentre Marco Manetta per il Messina. Le formazioni a Ezzelino Capuano, che però non è in panchina perché è squalificato e quindi sostituito dal vice Cosimo Zangla. Taranto che ha perso per volontà dei due giocatori Antonini, finito al Catanzaro, e Romano. Al Giuliano, due punti di forza. Taranto che gioca con Vannucchi in porta, Luciani, Miceli e Riggio, i tre di difesa, Vallietti, Calvano, Fiorani. E Panico, centrocampo, Canuti, De Marchi e gioca questo pallone con i piedi, secondo anno a Taranto, arrivò da svincolato Gianmarco Vannucchi, cresciuto nella Juventus, nativo di Prato, già 6 clean sheet per lui in questa stagione. Subito la prima Tonnara in mezzo al campo con la rimessa laterale che viene guadagnata dal Taranto, il tentativo con il colpo di tacco di De Marchi e poi ancora il pallone che resta lì in zona d'attacco per la rimessa laterale in favore della squadra dello squalificato Ezzelino Capuano. Ha fatto discutere ovviamente, ma seguiamo intanto questo cross da destra con il pallone messo fuori. Ci ha provato Vallietti ad andare a cercare De Marchi, diciamo la squalifica di Capuano, che come sempre quando è un qualcosa relativo a questo personaggio molto pittoresco fa discutere, fa scrivere, fa parlare, è stato squalificato, si è letto nel referto arbitrale, poi quello del giudice sportivo, per espressioni blasfeme, almeno 10, e poi proteste nei confronti dell'arbitro dopo la partita pareggiata con il e non far giocare il Messina. Prima linea di pressione quindi tarantina, la costruzione comunque da dietro della squadra di Modica, il pallone a cercare la punta Pierluca Luciani, prova a sfruttare subito il suo 1,87 m, ci riesce conquistando questo calcio di punizione ottenuto dal 21enne che è in prestito dal Frosinone, un gol in 13 presenze per un totale di 388 minuti, non impiegato tantissimo fino ad ora Luciani, che oggi però questa chance, visto che come detto è preferito a Plescia, che di gol invece ne ha segnati 3. Ed ecco il Messina che prova sulla destra con Rosafio, la sua terza presenza con la maglia del Messina, anche se lui c'era già stato qui nella stagione 2017-18, è arrivato in questo mercato di gennaio dalla SPAL. Ancora la manovra del Messina con Ema Uso, che è il capocannoniere di squadra, con 6 gol, che entra nel campo. La gioca ancora allargandosi sulla destra, dove c'è stato il cross di Rosafio, messo fuori poi il lungo lancio sul quale deve andare a correre in questo up and down. De Marchi non è riuscito ad arrivarci, il centravanti
del Taranto al suo debutto. Lui è acquistato dal Padova, vinto anche un campionato di Serie C con il Sud Tirol, visto anche in Serie B con la maglia del Cittadella. Qui però invece c'è un fallo in attacco del Messina, calcio di punizione quindi per la squadra ospite. Vediamo anche le panchine per il Messina, ci sono i due portieri Piana, Di Bella, poi ancora Zona, Lia, Ortisi che rientra alla squalifica, Scaffetta, Jacopo Fumagalli anche oggi quindi ha referto la sua seconda presenza in panchina, e chissà se magari è il momento anche per il debutto. Lui che ha raccontato in settimana di aver avuto sempre il padre come idolo e di seguirlo anche negli spogliatoi delle partite fin da quando è bambino, e adesso divide lo spogliatoio con papà Ermanno da giocatore della prima squadra. Jacopo Fumagalli promosso dalla Primavera, e ancora Ragusa, Cavallo, Signorine, Plescia e Civiglieri. Mentre nella panchina del Taranto abbiamo l'Oliva e Costantino, e ancora Samele, Enrici, Condai, Isai, Papasiero, Zonta, Travaglini, Capone, Orlando e Fabro. Taranto alla rimessa da destra con Valietti, il 24enne, anche lui al debutto, cresciuto nell'Inter, in prestito dal Genoa, era al Vicenza fino a poco fa. Cambia campo il Taranto, ci prova anche da sinistra con questo pallone però che viene giocato male, poi scivola via, non giocabile da Bifulco. E allora Ermanno Fumagalli, che il 23 di marzo compirà 42 anni, un fisico ancora perfetto e soprattutto delle prestazioni più che mai all'altezza. Lui che, come detto, adesso ha anche l'emozione di condividere lo spogliatoio, la squadra, la routine giornaliera con il figlio, dalla casa al campo, sempre insieme, anche se hanno raccontato la settimana scorsa almeno si sono parlati nel prepartita di Caserta, il pallone che rimbalza dentro l'area del Taranto, giocabile ancora dal Messina con Zunno, per l'intervento risolutore della difesa del Taranto. Attenzione, può partire Mamadou Kanouté, il capocannoniere del Taranto senegalese, 8 gol fino ad ora. Pallone che rimbalza, poi viene controllato da Capitan Manetta, fine da Pacciardi, che chiama in causa proprio Ermanno Fumagalli. Non uno sguardo, nemmeno una parola, ha detto Ermanno con Jacopo, anche nel pullman, nel tragitto, e poi però hanno festeggiato, e come, assieme la vittoria pesantissima 2-0 in casa della casertana, una big di questo campionato. 3 punti che hanno consentito al Messina di uscire dalla zona play-out, ma altri ne servono alla squadra di Modica per mettersi tranquilla. Un calcio di punizione adesso per il Taranto, con l'intervento falloso fischiato al duo Salvo Frisen. Vediamo quanto è accaduto, è Frisen che va a fermare fallosamente Ciro Panico, l'esterno di sinistra del Taranto. Sul punto di battuta c'è Alfredo Bifulco, il giocatore di maggior qualità e anche d'esperienza del Taranto. Già 5 gol per lui. Bifulco pronto a calciare corto, ha bisogno di un appoggio, questa punizione, poi col destro, secondo palo, il colpo di testa fuori la sponda, e poi l'intervento di Manetta sempre di testa, ma il gioco era fermo perché c'è stato un fallo su Pacciardi. Fallo in attacco per il Taranto, punizione quindi per il Messina, creata da Andrea Calzavara, che è assistito da Lorenzo Giugioli di Grosseto e Ferdinando Pizzoni di Napoli, il quarto ufficiale, e Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. La punizione affidata ad Ermanno Fumagalli, la gioca corta dentro l'area con Capitan Manetta, e poi si va da Pacciardi, che è il vice capitano del Messina. Due centrali di difesa quindi con i gradi per Modica,
non è troppo lungo, ingiocabile per Pulito. Taranto che sta andando a prendere subito alto il Messina, vuole riprendere a flirtare con le vittorie il Taranto. 14 punti ottenuti sugli ultimi 18 disponibili, è stata una mezza frenata però in casa con il Picerno, un pareggio interno. Fallo adesso in attacco di Valietti, ancora su Pacciardi, calcio di punizione che va a battere direttamente Ermanno Fumagalli per alzare magari anche un po' il baricentro del Messina, che costruisce dal basso. Vedete Frisenna che viene a prendere i palloni, lui che gioca in questi primi minuti da playmaker con Giunta più alto, con il compito per Francesco Giunta di essere anche il primo pressatore in mezzo al campo per impedire appunto le giocate del Taranto nella zona nevralgica. Il pallone che viene aperto per Salvo, che si è fatto trovare molto alto, molto bene, va al cross, c'è la ribattuta per il corner, è stato Panico a mettere questo pallone in angolo, è il primo giro dalla bandierina ed è per il Messina, che batte corto da destra proprio Frisenna. Ancora centralmente la gioca lui, ha tenuto lo scambio con Zunno, poi il tiro con il sinistro masticato proprio del numero 11 messinese. La rimessa comunque per i padroni di casa, superati i primi 10 minuti di gioco. L'andata allo Iacovone vinse il Taranto 2-0 con una doppietta di Bifulco tra il 15esimo e il 21esimo. Era il primo di novembre. Ancora Frisenna, l'ottima giocata anche in ruleta e poi con l'esterno destro cercare l'imbucata per Luciani. Riflettori accesi su Giulio Frisenna, strappa applausi con questo preziosismo. È ancora lui che è in fiducia con il destro, apre il compasso a cercare di trovare Rosafio. È arrivato Salvo, il cross di quest'ultimo contatto in area. Qualche dubbio, si gioca le proteste del Franco Scoglio. È andato a terra Luciani al contrasto con un difensore del Taranto. Manetta, che vorrebbe un colloquio con l'arbitro, una spiegazione da capitano del perché non è stato assegnato il calcio di rigore, ma non ha avuto dubbi Andrea Calzavara nel dire che bisognava proseguire. Messina che resta in attacco con Emmausso, scivola al 10, non ha grip in questa occasione, gli viene portato via il giocattolo, però Canutè non è riuscito a difendere nella prima occasione il pallone, riesce comunque a murarlo su Frisenna, grande protagonista Frisenna in queste prime battute. Rivediamo quanto accaduto, il contrasto è con Emmausso, mette di Luciani. Restano molti dubbi su quanto accaduto, ma si gioca. Messina che non rimane sull'episodio, sta mentalizzata in questo frangente nel quale l'inerzia sembra essere passata proprio dalla parte della squadra di Modica. Zunno ha provato a saltare l'avversario, che era Valietti, non c'è riuscito. Ancora Valietti, la gioca con Fiorani, pallone che è uscito, l'ultimo tocco è stato del centrocampista numero 28 del Taranto. Sta cambiando l'aria al Franco Scoglio con il Taranto che era partito più aggressivo, adesso è Messina che fa decisamente la partita, ancora con Giuseppe Salvo che ha ricevuto da Rosafio. Salvo che salta l'avversario, ha lasciato sul posto Luciani, è andato a crossare, Taranto un po' in affanno e mettere in fallo laterale. Insiste il Messina con questa rimessa da sinistra, scivola velocemente il pallone, continui i cambi campo della squadra di Modica,
rapida nelle giocate 1-2 e andare con Frisena, che è sempre più che mai punto di riferimento. Stavolta non riesce a trovare Zunno, vedete pochissimi tocchi, tre passaggi per cercare di andare o sull'esterno o in verticale dalla metà campo e tre quarti. Messina che muove velocemente il pallone per cercare di aprire la scatola del Taranto. La rimessa è confermata per il Taranto, però viene fatta ripetere da Calzavara. Colpo di testa a proseguire. De Marchi la difende bene il nuovo centravanti del Taranto, poi però viene fermato da Manetta, che ha lanciato lungo per Luciani. Un nuovo intervento di testa, Bifulco anche a dare una mano nella metà campo difensiva. Pallone che termina in fallo laterale, non riesce a giocarlo Panico, perché c'è questa pressione molto intensa del Messina sul portatore di palla avversario. Messina appena perde palla va subito al tentativo di riconquista, anche adesso molto aggressivo con Giunta, salito alto, deve ricorrere questi lanci lunghi per alleggerire la pressione. Il Taranto, Fumagalli ancora fuori dai pali, continua a dare intensità alla manovra alla squadra di Modica. Pacciardi 1-2 con Giunta, si va da Manetta, adesso anche il Taranto rialza la pressione. C'è tanta intensità in questo Messina-Taranto, c'è anche un fallo adesso però di Panico con tanto di richiamo da parte di Calzavara. Primo richiamo verbale per l'ex Cosenza e Feral Pisalò, 24enne di Napoli, Ciro Panico, suo tocco da dietro su Rosafio. Punizione quindi per il Messina. Già battuto da Salvo Pacciardi in verticale, si fa trovare bene tra le linee il Mausso, preziosa la sua giocata. Rosafio ancora dentro l'area per Luciani. Abbiamo Pierluca Luciani con il 9 nella Messina e Alessio Luciani con il 16 nella Taranto. Nessuna parentela tra i due. Ancora un fischio arbitrale. Stavolta sarà un calcio di punizione. Probabilmente per il Taranto per una posizione di offside. No. E vediamo quanto accaduto anche in precedenza con intervento in anticipo su Pierluca Luciani da parte di Miceli. La punizione per il Messina, perché comunque c'era stato un gioco pericoloso, l'attacco del Taranto. Gamba alta per De Marchi. Messina che ha già ricominciato a giocare. Pallone ancora in avanti, palla dietro, palla avanti per Pierluca Luciani, che stavolta però era troppo basso, mentre Mausso era troppo centrale. Questo pallone in verticale, lungo linea, che arriva a Gianmarco Vannucchi, ventottenne di Prato. Mette per terra e poi usa il suo destro, andato a cercare centimetri l'attacco tarantino. De Marchi, che non vuol far giocare Polito, riesce comunque a pulire questo pallone il terzino sinistro del Messina. Pacciardi prova Frisena, ancora verticalizzazione, si è fatto trovare alto Rosafio, il pallone non gli è arrivato. Allora il contrattacco con Bifulco del Taranto e il 14 che chiede l'aiuto anche di Panico. Intervento in estirada di Salvo per la rimessa laterale del Taranto. Partita su ritmi sostanzialmente alti. L'attesa ancora della primavera palla gol. Due squadre che comunque non si aspettano e non stanno speculando. Entrambe serve una vittoria pure per
obiettivi ben diversi. Il Messina punta ad agganciare il Foggia, allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolo. Il Taranto vincendo invece scavalcherebbe il Crotone in terza posizione, poi dovrebbe comunque aspettare di vedere i risultati di Picerno e Casertana. Miceli verticale per Canutè, si è appoggiato a Calvano. Il pallone alto per De Marchi, gioca Canutè sulla seconda palla che gli ha fornito proprio il suo centravanti. Cross da destra di Valietti, intervento di Pacciardi a mettere in fallo laterale. Resta lì comunque il Taranto con De Marchi che riempie l'area con la sua fisicità. Stavolta sbaglia la rimessa laterale Valietti, era proprio l'indirizzo di De Marchi. Pacciardi deve controllare dentro l'area sul pressing di De Marchi, non rischia nulla, la mette in fallo laterale. E ancora una rimessa da quella mattonella che sta diventando quasi comfort zone per il Taranto. Gran numero di Canutè che prende la linea di fondo, messo giù, pallone sul fondo. E l'ultimo tocco, dice Calzavara, è stato proprio di Canutè, che si aspettava, se non proprio una punizione, sarebbe stato un corner corto, almeno un calcio d'angolo, né una né l'altra. La rimessa affidata a Fumagalli, pallone che è uscito in effetti. Contrasto che è stato giudicato regolare tra Polito e Canutè dal direttore di gara Varesino. Messina con lui ha 3 precedenti, 2 vittorie e una sconfitta per il Taranto con Calzavara nel passato. 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio tra Frisenna, fatto da Zunno. Si è liberato il numero 11, ha cambiato campo molto bene per Salvo. Salvo che arriva al limite, Salvo che carica il destro, respinto da Miceli, che si è girato facendo scudo quindi con il corpo. Secondo angolo per il Messina, ancora dalla bandierina di destra, il pallone dentro, il colpo di testa di Luciani, la grande occasione. Hanno anche qualcosa da recriminare per una possibile trattenuta di Calvano su Luciani, che era arrivato in anticipo benissimo questo pallone proveniente dalla bandierina. Pierluca Luciani, vedete, un po' si allunga la maglia del numero 9 del Messina, palla sul fondo, è arrivata la prima vera palla gol pulita di questo match. Luciani, limite dell'area piccola, in corsa di testa, non è riuscito a inquadrare però lo specchio. Brivido per il Taranto. Ancora un pallone alto, stavolta per Zunno, che non riesce a controllarlo, anche perché c'è Valietti che è intervenuto mettendo fuori. Valietti che è costretto a diverse diagonali difensive in questi primi minuti, ad abbassarsi sulla linea dei 3 difensori, Luciani, Miceli e Riggio. Un pallone riconquistato dal Messina, però viene regalato al Taranto. Riparte Canutè, uno contro uno con Frisenna. Canutè che entra nel campo, Canutè che alza lo sguardo, c'era liberissimo Panico, preferisce rimanere a destra dove Valietti controlla, se lo orienta sul sinistro, un doppio rimpallo, Pacciardi a liberare l'area sul tentativo di pressing di Calvano. Frisenna non è ancora uscito a questo pressing il Messina, lo fa adesso con Pacciardi, il suo sinistro, controllo volante di Emmausso, non è felice Riggio allora, e poi il fallo di Valietti per la punizione della Messina. Siamo alla metà del primo tempo, resta 0-0 il punteggio. Poco fa una grande occasione per Pierluca Luciani di testa sul corner proveniente da destra, non è riuscito a trovare quello che sarebbe stato il suo secondo gol stagionale. Punizione per il Messina, è alzato Polito, claudicante dopo aver subito questo fallo.
deve ripartire da dietro adesso la squadra siciliana con Manetta, ancora Pacciardi, una sorta di playmaker basso Pacciardi quando non riescono ad andare da Frisenna, gli uomini di Modica impostano con Pacciardi, l'occorrenza anche con Manetta, Pacciardi, piedi sicuramente morbidi, educati per uno dei due centrali di difesa del Messina. Tiene vivo questo pallone Giuseppe Salvo, è il 21 all'altezza della bandierina, che non riesce a guadagnarsi però il terzo corner, perché l'ultimo tocco è suo, e allora la rimessa dal fondo per Gianmarco Vannucchi. 24 sul cronometro, Vannucchi chiede ai suoi di alzarsi, quello che sarà il suo rilancio. Il pallone è tenuto vivo sulla linea di fondo da Panico. Canutè tra le linee, libero, può chiamare Faglietti. Il 24 fermato però da Polito. Ancora la rimessa laterale in favore del Taranto con Faglietti, molto attivo su quella fascia. Faglietti è scambiato con Canutè, ancora per il senegalese, la palla è uscita. E possesso quindi per il Messina. Una giornata di sole oggi qui a Messina, però prepartita c'era anche un po' di vento, in parte disturbato il riscaldamento delle due squadre, poi è rimasto ma è diminuito di intensità, si può giocare bene questo match molto importante per entrambe. Punti per i primi posti in palio per il Taranto, punti salvezza per il Messina. Canutè venuto incontro a Vaglietti, stavolta la rimessa laterale è per il Messina, così dice Ferdinando Pizzoni di Napoli, che agisce sotto i distinti a supporto di Andrea Calzavarra. Ancora Pacciardi, pressing di De Marchi a disturbarlo, stop con il petto di Emmaus. Frisenna, Salvo che chiede a Rosafio giocargli un po' più vicino, eccolo ancora Salvo, stavolta Rosafio si è fatto trovare proprio nei paraggi per poi scaricare indietro a Frisenna, che è andato già a sinistra dove è Polito, però deve chiamare ancora in causa Pacciardi. Nuovo Frisenna con l'esterno destro, gioca benissimo di prima il pallone, ancora il numero 8 davvero sugli scudi, la finta di Emmauso. Luciani era da tutt'altra parte, pensava di averlo evidentemente alle spalle, di favorirlo con questo pallone lasciato sfilare, invece è stata una palla persa, ma l'ha già riconquistata il Messina. Vannucchi, grave errore, ma c'è fuori gioco di Pierluca Luciani, che poi aveva messo in rete, lettura non perfetta di Vannucchi, si è fatto trovare fuori dalla porta, ha subito anche il fallo, probabilmente è stato un intervento di Pierluca Luciani. Diamo lettura un po' così del portiere del Taranto, che ha rischiato tantissimo. Viene per lui che Pierluca Luciani fosse in posizione di offside, peraltro segnalata con tempismo da Giugioli. Vannucchi che resta a terra reclamando il fallo di Luciani, il gioco era comunque fermo per fuorigioco. Arbitro che sembrava anche pronto ad estrarre il cartellino giallo, ma non penso sia arrivato per il centravanti del Messina. Altro brivido però per la difesa tarantina, e ancora Luciani protagonista, lui che ha avuto quel colpo di testa, l'occasione sul corner pericoloso. E beh, qui l'intervento comunque a gamba alta di Luciani, bisogna capire se prende davvero, come sostiene Vannucchi, oppure se va sul pallone. L'arbitro, vedete, si è messo mano in tasca a cercare un cartellino, poi però non pare aver deciso per l'ammonizione a Luciani.
anche perché se di fallo si è trattato, poteva essere anche qualcosa di diverso dal giallo, ovvero il colore più pesante. Quindi resta sulla decisione dell'offside, che comunque è stato segnalato dal primo assistente Giugioli, e da lì si riparte con la punizione affidata a Gianmarco Vannucchi. Il suo destro ad andare dalle parti ancora di Valietti e De Marchi. Rimessa per il Messina. C'è a terra anche un giocatore in maglia bianca. Dovrebbe esserci il calcio di punizione. E infatti così è, perché il fallo è stato subito da Polito. Bacciardi è già lui sul pallone. Si alzano i decibel dei tifosi di casa ad incoraggiare il Messina. Salvo male qui nella costruzione dal basso la squadra di Modica, palla recuperata dal Taranto Bifulco, che con un sombrero salta un avversario, poi la conclusione di De Marchi, prima intenzione con il destro in corsa dentro l'area, palla sull'esterno, si dispera il centravanti Michael De Marchi, l'assistenza di Bifulco che ha saltato Salvo e poi al volo, gran giocata, non c'è arrivato Manetta, c'è arrivato De Marchi, che però messo sul fondo, da lì sarebbe servita una gran giocata con il mancino ad incrociare di De Marchi. Bel numero comunque di Bifulco con l'assist al volo. È già Messina, siamo al limite con Rosafio, andata dentro ancora per Luca Luciani. Intervento arbitrale, stavolta c'è proprio il fallo di Luciani sul portiere del Taranto, si ripropone questo duello già visto poco fa, l'imbucata dentro per Luciani, probabilmente era in posizione regolare, no, era offside, e quindi poi dopo c'è stato anche il contatto, comunque non falloso, fuori gioco di Luciani. E la punizione ancora calciata da Vannucchi, portiere dal piede Ducato, entra nel campo Bifulco, sta arrivando Valietti in corsa con il destro, finisce alto. Superata anche la mezz'ora, sempre 0-0. Questo Messina-Taranto con tre uomini nuovi, il Taranto nell'11 di partenza. Ovviamente ritrovare gli automatismi, una squadra che può essere considerata anche una sorpresa, sicuramente una bella sorpresa di questo campionato. Un po' di anni sono tornati a poter sognare i tifosi tarantini con Ezzelino Capuano, sicuramente un fattore, un upgrade, e non solo in fatto motivazionale, perché viene visto troppo spesso solo come un allenatore bravo a motivare, focoso, pittoresco, ma anche un tecnico molto attento all'aspetto tecnico-tattico. Pallone verticale per Zunno. Difeso bene Riggio, impedendo a Zunno di passare, lasciando che il pallone arrivasse a Vannucchi, che ora non ha fretta nell'andare al rilancio. È arrivato comunque anche il pressing di Pierluca Luciani per accelerare le operazioni del portiere del Taranto. Canute, anticipato, attaccante al primo anno al Taranto, visto con le maglie di Avellino, Palermo, Catanzaro, Benevento, Pro Vercelli, Juve Stabia. Qui si gioca e poi dopo arriva il fischio arbitrale, il fallo di Calvano, quale però probabilmente ce n'era stato uno appena prima. Questo gioco piuttosto spezzettato, dopo che invece nella prima parte abbondante di primo tempo si è visto anche del buon calcio. Salvo con il sinistro Rosafio ad alzare questo pallone in fallo laterale. Abbiamo visto anche un controllo del quarto uomo, Antonio Liotta,
trasformatosi in momentaneo raccatapalle. Ippolito non la tiene viva, la rimessa e quindi per il Taranto. Paglietti con le mani, Calvano era già pronto a riceverla, ma non era il punto giusto di battuta. Calzavarra chiede a Paglietti di arretrare un po', e così ha fatto. Fiorani per Canute e offside, bandierina che si alza nel momento in cui il senegalese è entrato in possesso del pallone. Un po' una fase di stanca adesso questa, mentre ci avviciniamo alla chiusura del primo tempo. È una delle quattro partite che si stanno giocando nello slot delle 14. Il Novara sta vincendo 1-0 a Trento, 0-0 tra Arzignano e Pro Patria, mentre Sorrento Turris è slittata alle 14:45 come inizio. E ancora fallo di Panico. Punizione per il Messina, andato dentro senza curarsi del pallone, qui dritto su Rosafio, giusta la decisione di Calzavarra, che però adesso ha bisogno di parlare con Panico. Usiamo molto il colloquio, il dialogo con i giocatori piuttosto che andare all'estrazione dei cartellini. Calzavarra, che viene definito arbitro dal rosso facile, in realtà sta dirigendo questa partita un po' l'inglese, senza andare proprio sull'interpretazione rigida del regolamento. Fumagalli con il destro, ultimi 10 minuti del primo tempo. Rosafio, soppiero Luca Luciani. Intervento della difesa del Taranto con Miceli a mettere in fallo laterale. E Mausso pronto a saltare due avversari, ha commesso fallo, calcio di punizione quindi per il Taranto, che alza quindi anche i tre centrali di difesa, Luciani, Miceli e Riggio. Con Alessio Luciani va a recuperarsi lui il pallone, esperto, veterano anche Alessio Luciani, 34 anni, ex Reggiana, è arrivato a novembre da svincolato. Testa da metà campo, Luciani con il destro, troppo alto per De Marchi, intervento di Riggio. Pacciardi la perde per un attimo sul pressing, che però è irregolare da parte di De Marchi. Ma ci sarà punizione per il Messina. Ancora Fumagalli ad uscire dalla propria porta. E poi il pallone già messo in gioco, ma perso dal Messina. Non è un momento facile per le due squadre, che faticano a dare un po' di fluidità alle manovre. La rimessa per il Messina con Vincenzo Pulito. Altezza da metà campo Pulito, ma mi sa che viene cambiata perché è stata effettuata in modo irregolare. Canute prova ad andarsene sulla destra. Canute, c'è il body check falloso da dietro. Punizione per il Taranto. Arriva anche la prima ammonizione del match ed è per Vincenzo Pulito, ed è l'ammonizione numero 400 nella carriera di Andrea Calzavarra in Serie C. Punizione quindi per il Taranto. Pulito va subito a occupare la sua posizione dentro l'area, evidentemente disegnata negli schemi difensivi
Giacomo Modica, allenatore del Messina. Attenzione in mezzo all'area al duello molto interessante tra Manetta e Canutè. Ci sono poi Calvano e De Marchi. Quest'ultimo potrebbe essere preso in consegna anche da Pierluca Luciani, centrati del Messina, che deve diventare difensore aggiunto per sfruttare sua struttura fisica su questa punizione particolare per il Taranto. Ci sono tre uomini sul punto di battuta, Panico Fiorano e poi il pallone che è stato calciato da Bifulco. Non riuscito decisamente questo schema tarantino. La rimessa adesso è nella metà campo degli uomini di Cosimo Zangla, che oggi sostituisce squalificato Iziolino Capuano. Rimessa a cercare De Marchi, il pallone che torna però nella metà campo offensiva della Messina, dove è partito Emmausso in mezzo a tre. Emmausso col sinistro lo mastica, finisce nella curva dei tifosi giallo rossi. Emmausso qualcosa da ridire al compagno, voleva il pallone in un altro modo. Emmausso che è on fire, reduce dalla doppietta con cui il Messina ha vinto a Caserta. Ancora il rilancio di Gianmarco Vannucchi, il colpo doveva essere di testa, poi è arrivato invece uno stop con il petto di Manetta e metterla giù giunta. Dice fallo di Canutè, punizione ancora in favore del Messina. Giunta che resta lì, se la fa dare da Pacciardi. Francesco Giunta tra le linee per Emmausso, che si abbassa anche a giocare questi palloni per usare la sua tecnica, andare da Rosafio. C'è già Salvo che sta giocando una partita molto buona, è passato il 21, Salvo, cross basso per Pierluca Luciani, detto bene però dalla difesa del Taranto. De Marchi si libera di un avversario, poi va al body check con Manetta, cartellino giallo anche per il capitano del Messina, secondo monito pochi istanti dal cartellino giallo per Polito. Arriva anche quello di Manetta, è andato a fermare così totalmente disinteressandosi del pallone. Impedendo a De Marchi di prendere la profondità sulla corsia di sinistra. Punizione battuta da Alessio Luciani. La sponda di De Marchi per Canutè. Intervenuto Polito a liberare l'area. Messa laterale ancora per il Messina, per il Taranto. Messina che deve stare attento su queste spizzate di De Marchi, seconde palle Canutè o Bifulco, che sono i due esterni attacco, possono diventare frecce pericolosissime appuntite all'attacco tarantino. Sono ormai però 42 minuti di questo primo tempo, ci avviciniamo quindi all'intervallo con il punteggio ancora ancorato su quello di partenza. Miceli gioca lunga per Bifulco, che si era fatto trovare a destra, adesso centralmente da Fiorani, ancora all'indietro per Riggio. Baglietti con l'esterno, un buon lavoro per cercare Bifulco, cercato di fare densità, di avere superiorità numerica lì sulla destra il Taranto. Adesso per un attimo ha spostato anche Bifulco da sinistra a destra per giocare con Canutè, con De Marchi, alzando peraltro Panico a sinistra. Questi sono un po' di accorgimenti che durante questa gara il Taranto sta adottando. Panico, poi testa di Salvo, poi Frisenna. Intervento ancora al volo di Alessio Luciani. E metterla giù lo fa Ciro Panico. Gioca con Fiorani,
Pallone che schizza via a Bifulco, che adesso è tornato nella sua zona di competenza. Manetta con il sinistro, qui il vento non gioca a favore del rinancio del centrale della Messina. Calvano, tocco corto per Canute, il break centrale per il senegalese, parata in bagger la prima battuta e poi la blocca di Ermano Fumagalli, che ha tante skills a disposizione nella sua valigetta dei trucchi. Tutti per la difesa tarantina, adesso ancora un errore in uscita la squadra dello squalificato Capuano. Vento in scivolata, poi Bifulco che cerca di partire, ancora Bifulco, gli tiene la maglia a salvo Canute, Bifulco in mezzo, è passato Canute, Canute sulla sinistra, Canute vuole entrare in area, nessuno però che attacca quest'area del Taranto, allora resta in proprio Canute e poi l'uscita passa di Fumagalli, azione che resta viva dalla parte opposta per il Taranto, cross sul secondo palo. Pallone che termina direttamente sul fondo, qui Canute ha fatto tutto da solo, è partito centralmente, si è allargato a sinistra, aspettava probabilmente che qualcuno attaccasse l'area, sono arrivati De Marchi e Bifulco in suo soccorso, ha continuato a puntare il primo palo, dove però ha trovato anche l'opposizione di Ermano Fumagalli, ed è proprio il quasi 42enne portiere del Messina che va al rilancio. È partito il minuto di recupero minimo sindacale di un primo tempo che non richiedeva altro. Colpo di testa di Calvano ora verso Canute, ha vinto il contrasto Canute, l'ha conquistata questa palla, c'è la possibilità di ritagliarsi un'ultima azione in zona offensiva per il Taranto, che conquista anche il suo primo angolo. Deve affrettarsi però, perché mancano 20 secondi a terminare il recupero, a meno che non ci sia un'aggiunta da parte di Calzavara, che per adesso è intenzionato giustamente a far battere questo corner, il quale si incarica Alfredo Bifulco, anzi lascia Ciro Panico, che può andare col mancino. Tempo in teoria scaduto in questo istante. E l'arbitro dice evidentemente che può bastare. Lasciato battere per poi chiudere il primo tempo. Vediamo, perché c'è un capannello e cercano di capire cosa è stato fischiato i giocatori del Taranto. È stato fischiato la fine del primo tempo. Ho detto che doveva accelerare il più possibile il Taranto la battuta. Evidentemente nel momento in cui l'arbitro ha visto che Bifulco ha lasciato a Panico questo corner, poi il tempo era anche scaduto. E allora, per adesso, basta così. 0-0, super spot. Non è solo potenza, è musica per chi ama guidare. Non è solo tecnologia, è un assolo di innovazione. Non è solo stile, è carattere da rockstar. Nuovo Amarok. Ready to Amarok and Roll? Scoprilo nelle concessionarie Volkswagen Veicoli Commerciali. Finisce 0-0, un primo tempo con poche emozioni, la palla gol più ghiotta l'ha avuta il Messina con un colpo di testa sotto misura di Pierluca Luciani su un corner battuto da destra. Il centravanti della squadra di Modica non è riuscito però ad inquadrare lo specchio. Allora è tutto, ora squadra negli spogliatoi con i due allenatori che andranno a studiare possibili mosse per dare una svolta a questa partita che per ora è cristallizzata. Qui ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi vi racconteremo il secondo tempo di Messina-Taranto. Luca Toni, come fai ad essere sempre aggiornato? Eurobet.live, perché posso seguire un sacco di partite da tutto il mondo. E inoltre su Eurobet.live per ogni partita hai dati, statistiche e risultati in tempo reale. E la cosa più bella di Eurobet.live è che hai tutti gli strumenti per diventare un esperto di sport, proprio come me. Eurobet.live, tira fuori l'esperto che è in te. Sky Cinema porta il cinema a casa tua.
candidato ai Golden Globe 2024 come miglior film straniero. Leone d'argento alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Guarda dal 2017 siamo seguendo come un bambacco. Un film struggente e intenso di Matteo Garrone. In versione originale sottotitolata Io Capitano. In prima visione il 29 gennaio su Sky Cinema 1. Passa Sky Wi-Fi, la rete stabile per streaming, gaming e app. La rete fissa più stabile d'Italia secondo Ucla. A soli 24,90 euro al mese per 12 mesi. Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky. Ehi tu, ma lo sai qual è un modo facile, sicuro e conveniente per acquistare un'auto usata? Ma chi ti concede di avere 14 giorni per innamorarti della tua automobile oppure decidere di restituirla? Ogni zona ha una sua storia particolare da scoprire, anche dal punto di vista gastronomico. Nuovi episodi a caccia di eccellenze. Lo special. Lo show che fa venire voglia di uscire a cena. Qual è secondo voi il segreto di questo piatto? Salsiccia, tonno rosso, un po' di campagnolo. Poi la cucina senza l'amore, cos'è? Alessandro Borghese, 4 ristoranti. Il nuovo episodio questa sera alle 21:15 in esclusiva su Sky 1 e On Demand. Io direi di elogiare l'intera squadra, cominciando da D'Amico, che il ragazzino adesso è entrato, che non è più ragazzino, ormai è molto maturo. E io avevo detto che fra 2 anni arrivava al nazionale, se va avanti così, forse anche prima, non si sa. Mi ricordo il giorno che debuttò D'Amico, Lazio Sampdoria. Entrò sto ragazzino, pieno dei capelli, ricci, e subito, appena ha preso il pallone, Prima della partita di Napoli, disse il mister, faccia giocare Vincenzo, è in grande forma. Un amico acquisimmo una forza incredibile. Quando non riuscivi a passare, davi la palla a Vincenzo se ne inventava le cose. Calcio di punizione battuto, il colpo di testa da parte di Spadoni, il tiro al volo da parte di Chinaglia dal limite dell'area di rigore, ribattuto mentre c'è D'Amico con più precisione nell'angolino sinistro della porta di Conti, mette dentro. E i giornali il giorno dopo dicevano, noi abbiamo un Pelé bianco, Vincenzo D'Amico. C'era straordinariamente forte. Lui fu acquistato dalla Lazio quando la squadra era già in ritiro. Entrò nella sala da pranzo dove la squadra stava già pranzando. Lui entrò con un passo molto già aitante, disse comodi ragazzi, non vi alzate. Al che Giorgio Chinaglia fu fermato con il braccio di Giorgio Chinaglia da Ferruccio Mazzolo perché gli voleva tirare un piatto. C'era Chinaglia, li strillava proprio, specialmente ad D'Amico. A Milano lui diede un calcio nel sedere a D'Amico durante la partita. E Mazzola mi aveva fatto un tunnel e lui si era messo a ridere. Già perdevamo 2-0, allora mi sono arrabbiato. Chinaglia si lanciò verso di lui, era a San Siro, per dargli un calcio nel popò. Ma lui ha sempre detto, non m'ha preso. Era mimato, io ero lì a 2 metri. Tentò di darvi un calcio, ma non ci è mai riuscito. Credo che l'abbia vissuta un po' quasi come una favola, un gruppo di persone, tutti ragazzi più grandi di lui, tutti che l'hanno coccolato fin dal primo minuto, perché si scannavano fra loro, ma poi lui era il cucciolo di tutti e quindi andava protetto. Ci avresti giurato su questo scudetto? Beh, le prime partite non eravamo andati molto bene. Poi siamo arrivati in vetta alla classifica, e da quel momento ho cominciato a sperarci e ho capito che
ci si poteva farcela. Diceva, ma voi quando è che avete vinto lo scudetto? E ho detto, perché giocavo io, perché se non giocavo io non vincevate. L'anno prima non c'ero, siete arrivati terzi. Chi c'era in più l'anno dopo? Io. Quindi avete vinto per me. Era la sua frase, uno slogan di battaglia. D'Amico era un gioiello, D'Amico era un gioiello puro, che la prima cosa che comprò D'Amico fu un Mercedes Pagoda, uscì da Tor di Quinto e spaccò la macchina completamente dopo mezz'ora. D'Amico va a prendere i soldi a fine mese e gli dicono i soldi non ci sono. Lo stipendio di D'Amico lo davano a Maestrelli perché lui disse date da me, perché lui se lo sciusciava in maniera cosa e gli dava la paghetta settimanale. Quindi lui va da mio padre e dice, mister, perché non prendo i soldi? Perché tu da questo momento mi devi dire tutte le spese che hai bisogno di fare e io ti do i soldi per la spesa e per vivere. Maestrelli lo teneva veramente come un figlio. Vincenzo, poco prima di morire, parlammo ovviamente del passato, eccetera, e lui disse che non sarebbe stato quello che è stato se non avesse avuto un allenatore trattino padre come Maestrelli. E adesso siamo qua. È un sogno. Perché tenerlo segreto? È vera questa storia? Se no che te la dica fa? Ti aspetta un anno di grandi serie. È più bello tornare a casa con le serie TV di Sky. Ci sono numeri che ti restano dentro. Numeri che ti fanno saltare sul divano. Che ti fanno amare lo sport. Numeri da perdere la testa. E numeri che non puoi dimenticare. Come questo, 214. È il canale del tuo decoder Sky dove puoi vedere tutti i numeri del calcio. Attiva il canale e goditi comodamente la Serie A Team e tanti altri eventi da Zone sul 214 di Sky. Hola, muchas gracias. Ole, vale io, sto qua. Dai, avevo chiesto lo spagnolo e ora lo padroneggio. Ricco, sono ricco, mi servirebbe qualcosa di più smart per pagare la spesa, il pranzo, il delivery, che mi permetta anche di risparmiare sulle tasse della mia azienda, che dici? L'ha fatta Edenred, in app e card per aziende e liberi professionisti. Ticket Restaurant è la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vedi, già esisteva. Giocare 6 nazioni ti fa sentire tutto il peso della storia del rugby. Significa uscire da ogni mischia a testa alta. Rispettare tutti, ma non temere nessuno. Far sentire sempre la nostra voce. E tu sarai il nostro 16° uomo in campo. Tifa per gli azzurri anche in 6 nazioni, Italia e Inghilterra, sabato 3 febbraio alle 15:15 su Sky Sport 1. Ogni stagione ha il suo modo di essere. Vi invitiamo a partecipare a un viaggio con noi. Gioite e soffrite insieme a noi. Concentratevi. Vi stiamo portando dentro. L'ha preso! Mamma mia! Una gara fantastica! You got it. Ancora più sport nel 2024. Di tutto e di più su Sky Sport, la tua casa dello sport. You got it.
Renault Espace Tech Full Hybrid, tuo da 300 euro al mese. Scoprilo nei nostri showroom e su Renault.it. Nell'intervallo di Messina-Taranto, che è ancora sul punteggio di 0-0, dopo un primo tempo che non ha riservato grandi emozioni, poche scosse su tutte, il colpo di testa di Pierluca Luciani per il Messina, un colpo di testa sotto misura, palla gol più ghiotta su un'azione proveniente da calcio d'angolo. Un Messina che ha cercato di fare la partita con il Taranto, però, che era partito meglio, ma è un Taranto che oggi propone tre nuovi giocatori dopo la rivoluzione obbligata in questo mercato di gennaio, con gli addii di Antonini e Romano, che hanno chiesto di essere ceduti. Antonini che ha fatto il salto in alto approdando al Catanzaro in Serie B, Romano è andato al Giuliano. E Zelino Capuano, che oggi è squalificato ed è sostituito dal vice Cosimo Zaglia, è stato obbligato quindi a gettare subito nella mischia al centro della difesa Mirko Miceri, che prende appunto il posto di Antonini, un Miceri che sta prendendo le misure quindi con la sua nuova realtà, con una retroguardia nella quale tra l'altro al suo fianco c'è un altro veterano come Alessio Luciani e poi anche Riggio. Debutto anche per ora positivo di Federico Valietti come quarto di destra a centrocampo, un Valietti molto attivo nel primo tempo, e si è dato da fare anche il terzo debuttante di giornata, che è il centravanti Michael De Marchi, però non è riuscito a creare grandi opportunità il Taranto se non nel finale con una ripartenza di Canutè, che si è trovato però troppo solo nella metà campo avversaria. Canutè che è andato a puntare il primo palo, dove comunque ha trovato Fumagalli a fermare il suo tentativo di giocata offensiva. Squadre che stanno rientrando, super spot per noi, e poi vi raccontiamo il secondo tempo di Messina-Taranto. Su William Hill News trovi tutto quello che vuoi sapere sul mondo dello sport. Aggiornamenti, statistiche e risultati in tempo reale. Scegli chi lo sport lo conosce dal 1934. Scegli williamhillnews.it. See the sun is rising, pulsing through your veins. There's a new horizon, and I will see you there. It's a brand new world. Can you feel it? Volkswagen. Non è ancora tempo di iniziare questo secondo tempo tra Messina e Taranto. Vedete l'arbitro Andrea Calzavarra a parlare con i giocatori ospiti. Non sembrano esserci cambi, pure in panchina comunque ci sono diverse soluzioni nel Taranto. Piana di Bella, zona Lia, Ortisi, nel Messina chiedo scusa, Piana di Bella, zona Lia, Ortisi, Scaffetta, Jacopo Fumagalli, Ragusa, Cavallo Signorine, Plesce e Civilleri. Nel Taranto, l'Oliva Costantino, Samira Enrici, Conda, Isai, Papaserio, Zonta, Travaglini, Capone, Orlando e Fabbro. Riparte con il primo pallone, quindi, che viene calciato dal Taranto, che sta giocando con Vanucchi in porta, Luciani, Miceli e Riggio, i tre difensori. Giù il gettone, si comincia anche con questo secondo tempo. Buon divertimento. Valietti, Calvano, Fiorani e Panico sono i quattro centrocampisti, le tre punte Canutè, De Marchi e Bifulco. Il Messina è invece schierato con Fumagalli in porta, Salvo, Manetta, Pacciardi e Polito i quattro dietro, Frisene, Giunta, i due mediani, Rosafio e Maus, Zunno, le mezze punte a supporto di Pierluca Luciani, colui che ha avuto la palla gol più ghiotta nel primo tempo. È tutto buono, Taranto in area con Michael De Marchi, che si fa ipnotizzare da Fumagalli. Sto fermo il Messina, convinto che ci fosse posizione di fuorigioco. Che grande opportunità per il Taranto. È iniziato a mille all'ora questo secondo tempo con il Messina, che con Emma Usso prova subito a rispondere. C'è il fallo però di Pierluca Luciani nel prendere posizione dentro l'area, si prende anche il richiamo dell'arbitro. Partenza sprint con il Taranto, che da una palla rubata a metà campo ha avuto la grande chance per passare in vantaggio, poi il tentativo subito di risposta del Messina. Se questo è il prodromo,
quello che ci attende nel secondo tempo sarà una ripresa esplosiva. Si orienta qui, aspetta un po' troppo, però De Marchi ha voluto incrociarla, ha dato tempo anche a Fumagalli comunque di uscirgli bene quasi addosso, chiudendogli lo specchio e transennando la propria porta. A grande chance quindi anche per il Taranto, dopo quella di Luciani per il Messina nel primo tempo, all'alba di questa ripresa. Taranto che rimane in attacco con la rimessa laterale affidata a Panico. Venuto a giocarla Di Fulco, non è riuscito a tenerla. Ripartenza del Messina, l'apertura sulla sinistra dove c'è Marco Zunno. 11, la gioca con l'esterno per Emmausso. Appoggiano adesso ancora Pulito il cross dentro l'area piccola dove c'è l'intervento di Vannucchi. Ritmi altissimi in questi primi minuti di secondo tempo che promette molto di più di quanto non abbia regalato la prima frazione. Vannucchi porta il pallone fuori dall'area e ancora una volta prova a sfruttare il suo piede educato e il rilancio. L'intervento però di Simone Calvano, il trentenne nativo di Milano, cresciuto ai giovanili di Atalanta e Milan, poi tutto controllato lungo dal Verona. Ha fatto tanta Serie C. Zunno centralmente, il Messina, pericolo con Emmausso, fermato decisamente bene da Fiorani. Adesso squadre molto lunghe, ne giova lo spettacolo. Ancora De Marchi, dopo l'occasione sciupata nei primissimi secondi di questo secondo tempo, non riesce a consegnarla a Canutè. Riconquista in mezzo al campo ancora il Taranto con Valietti. Canutè era però in posizione di fuorigioco. Si alza la bandierina di Giugioli. Il calcio di punizione è per il Messina. Molto gradevole questo inizio di secondo tempo. Un po' meno ovviamente per i tifosi del Taranto che hanno visto De Marchi sciupare una buonissima occasione con la quale gli ospiti avrebbero potuto passare in vantaggio. Messina a costruire. Messina che nelle ultime due partite casalinghe ha ottenuto un solo punto e che quindi oggi cerca il ritorno alla vittoria. Taranto invece che nell'ultima trasferta ha espugnato Foggia. Era però un altro Taranto con ancora Romano, con ancora Antonini. Canutè ha visto benissimo sulla destra Valietti, può spingere l'ex Vicenza. Valietti, secondo palo, dato ad attaccare l'area un po' in ritardo qui De Marchi. Forse poteva aspettare anche lo stesso Valietti, guadagnare ancora una porzione di campo. Molto precipitosa questa transizione del Taranto. Gioco fermo. Vediamo se c'è la prima modifica dalle panchine. E infatti così è. Entra Orlando nel Taranto con la maglia numero 96. Francesco Orlando, classe 1996. Chi va a sostituire? Il primo cambio quindi del match. Dentro esce De Marchi e quindi è un cambio in attacco. Dovrebbe andare punta centrale Canutè però, perché Francesco Orlando è un attaccante esterno. Dentro quindi Francesco Orlando, nativo proprio di Taranto. Canutè andrà a fare la punta centrale. Controllato Orlando per diversi anni dalla Lazio Salernitana, comunque dalla doppia proprietà di Lotito. Ed è tornato a casa, tornato nella sua Taranto, proprio quest'estate.
fuori De Marchi, che oggi era al debutto con il Taranto, poteva bagnare questo debutto subito con il gol, non è riuscito a sfruttare l'ottima opportunità avuta i primissimi secondi di questo secondo tempo. Panico. Si riparte da dietro. Miceli, Riggio, Valietti, subito come viene da Canutè. E poi Orlando, che appena è entrato, va subito a pressare sul lancio comunque che c'è stato di Marco Manetta. Marco Manetta che è capitano del Messina, ma che è ex di turno. Cioè, te è un giocatore del Messina, ma si gioca per poco, perché poi c'è anche il fischio arbitrale. E stava spingendo Panico sulla sinistra. Il gioco si è fermato. È pulito, ha bisogno delle cure del medico massaggiatore del Messina. Si ferma quindi il gioco dopo 7 minuti piuttosto intensi, buon inizio di secondo tempo, l'occasionissima per De Marchi, che poi è stato sostituito per consentire l'ingresso appunto di Orlando. Polito si rialza. Polito che anche nel primo tempo ha preso un colpo, probabilmente adesso dovrà anche uscire. Qui si è fermato lui, non c'è stato nessun contrasto, quindi un problema muscolare per il difensore. Gioca a sinistra ma di piede destro, viene sostituito da Ortisi che oggi rientra dalla squalifica, e poi c'è un cambio anche in attacco, il momento di Plescia, fuori Pierluca Luciani. Queste sono le contromosse di Modica. Il primo cambio è stato di Capuano, ordinato dalla tribuna da Capuano, obbligato l'ingresso di Ortisi. Mentre scelta tecnica quella di operare la staffetta al centro d'attacco tra Plescia e Luciani. Ha recuperato questo pallone il Messina, è un 3 contro 4 e Mausso ha cercato di servire subito, non è entrato Plescia. L'ottimo recupero della difesa tarantina, pallone messo in mezzo, Plescia può far sentire il suo fisico dentro l'area di rigore. Poi il colpo di testa di Giunta, Frisenna. Gioca corta all'indietro per Manetta, l'apertura sulla destra per Salvo, e il ventenne sinese Doc che si appoggia ad un compagno. Zuno che ha messo fallo nel controllare questo pallone, furibondo e Mausso. Si dispera anche Marco Zuno, il 22enne in prestito dalla Cremonese, l'anno scorso a Piacenza. Suo controllo irregolare, falloso nel prendere posizione dentro l'area, e quindi si riparte con la punizione affidata a Vannucchi. Pasqualino Ortisi con la maglia numero 24 adesso nella difesa del Messina, lui che era stato espulso nell'ultima partita casalinga dei siciliani. E ancora qui c'è bisogno di intervento dell'arbitro, il cartellino giallo per il fallo su Emmausso è all'indirizzo questa volta di Alessio Luciani. Giallo ed è il primo in casa tarantina. Luciani corpo a corpo fino a travolgere Emmausso. Adesso punizione interessante dalla tre quarti di destra per il Messina. L'ultima gara casalinga era stato sconfitto 2-1 dall'Audace Cerignola ed era pesata proprio l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Ortisi, che oggi rientra
La punizione per il Messina, linea molto alta, 3, 6, 8 giocatori addirittura a protezione della propria area per il Taranto. Allora batte corto il Messina, resta lì a destra con Rosafio, la palla dentro per Salvo, il cross basso, la mischia, termina a terra Plescia e poi c'è la deviazione vincente di Marco Zunno, ha segnato il numero 11, secondo gol stagionale per Marco Zunno, per l'esultanza del Franco Scoglio, e poi corre in panchina travolto dai compagni di squadra e dai componenti della stessa panchina. Risolve questa mischia il Messina e sblocca al 12° del secondo tempo il gol di Marco Zunno. Il suo secondo gol in campionato. Molto bravo Salvo qui, poi anche un po' fortunato su un paio di rimpalli il Messina. Plescia difende benissimo, grande lottatore questo pallone, spalle alla porta e risolve tutto con la zampata. Zunno mettendola in buca d'angolo, Messina in vantaggio. Secondo tempo che si era aperto con la grande occasione sciupata da De Marchi per il Taranto, e invece non ricambia la cortesia il Messina, è lucidissimo Marco Zunno nel trovare il gol che rompe l'equilibrio e consente alla squadra di Modica di passare in vantaggio, con lo speaker adesso che alza ulteriormente l'entusiasmo alla Franco Scoglio. Irrefrenabile la gioia di Marco Zunno. Messina avanti 1-0 sul Taranto. Vince anche il Novara 1-0 a Trento. Sempre 0-0 tra Arzignano e Propatria e tra Sorrento e Turris. Gara che è iniziata però solo da 32 minuti. Questo nel primo slot domenicale delle partite di Serie C. Sui canali Sky le potete seguire tutte come sempre in esclusiva. E adesso c'è tensione in campo con Emma Usso che spinge via Calvano. Un po' di trash talking tra i due. Deve intervenire il direttore di gara Calzavara. La punizione già battuta quindi dal Taranto, che adesso deve ovviamente accelerare i tempi per non farsi scappare via questa partita. Pallone perso in uscita di nuovo dalla squadra di Capuano. Salvo giocando una buonissima partita, il terzino destro del Messina. L'anno scorso era al Licata in Serie D, 12ª presenza. C'è un assist anche per Giuseppe Salvo, per il quale ovviamente indossare maglia della squadra della propria città è un orgoglio. Si vede proprio come la stanno onorando anche quest'oggi con una prestazione generosa ma anche qualitativa. Eccolo Salvo che controlla questo pallone troppo alto stavolta per Emma Usso. Allora il centrocampo del Messina però che rimette ordine con Giunta che ha aperto il compasso e ha trovato Zunno carichissimo dal gol appena segnato. Un fire però sbaglia il passaggio corto per Emma Usso, colpo di testa provvidenziale di Pacciardi per evitare che l'azione del Taranto prendesse profondità con Canutti. È arrivato il fallo di Orlando, la spinta su Giulio Frisenna, il nativo di Catania. Ancora intervento in estirata in mezzo al campo del neo entrato Plescia, poi con i piedi il rilancio di
Vannucchi, Canutè che era partito sul filo dell'offside, pallone però irraggiungibile, anche perché poi il gioco era comunque fermo, il fallo subito da Simone Calvano. La punizione per il Taranto con Michele Luciani già sul punto di battuta, i due difensori. Superata l'ora di gioco, il Messina ha sbloccato con il gol di Marco Zunno al 12° di questo secondo tempo. Messina che nella prima frazione aveva avuto una ghiotta occasione con Luciani. Non è pericoloso adesso dentro l'area dei siciliani. L'ottima protezione difensiva di Francesco Giunta. Che lui, messinese doc, che è tornato a casa in estate dal Gavorrano. Sicuramente il fatto di poter giocare nella squadra della propria città per giocatori come Salvo, come Giunta, è un plus, lo si vede proprio nel tipo di prestazioni di questi ragazzi ai quali il Messina si affida innanzitutto quest'anno per allontanarsi dalle zone pericolose, chi lo sa, magari per ritrovare un passato. È stato molto glorioso, posizione nettissima qua di fuorigioco di Canutè. Entra in arrivo un nuovo cambio nel Taranto, che inserisce con il numero 99 Michael Fabbro, visto anche in Serie B con la maglia del Chievo. Potenzia quindi ulteriormente l'attacco il Taranto dopo l'ingresso di Orlando, anche quello di Fabbro. Il Taranto sostituisce il numero 24 Valietti con il numero 9. È uscito Valietti, quindi si abbasserà Bifulco, attaccante esterno, diventerà quarto di centrocampo con il tridente adesso composto da, oppure sarà Orlando più probabilmente che si abbasserà, dai fatto che comunque ci sono quattro giocatori offensivi come Orlando, Bifulco, Canutè e Fabbro adesso in campo per il Taranto, per schierare l'artiglieria pesante Ezzelino Capuano. Subito Michael Fabbro per andare a pressare su questo pallone governato comunque dalla difesa del Messina. 27enne Michael Fabbro, cresciuto nel Milan, la scorsa stagione era la Virtus Verona, ma come detto per lui c'è stato anche un passato in Serie B con Chievo e Pisa. 29 partite con il Chievo, 20 con il Pisa, 2 gol in Veneto, 1 in Toscana. Lui che ha indossato anche le maglie di Bassano e Siena. Un gol fino ad ora con la maglia del Taranto per Michael Fabbro. In 13 presenze. La rimessa per i pugliesi nella propria metà campo, poi di testa prolungare a cercare Canutè, che adesso agisce a sinistra con Fabbro punta centrale. E sì, abbiamo visto Bifulco, lo vediamo adesso che parte un po' più basso rispetto ad Orlando, però per giocare in connessione, in sinergia lì sulla destra. Orlando lavora bene questo pallone per il cross di Calvano, ribattuto due volte da Zunno, che non riesce a evitare il calcio d'angolo. È il secondo corner per il Taranto. E adesso 5 giocatori del Taranto, 6 diventano 7 ad attaccare l'area del Messina, presidiata però a sua volta da 6-7 giocatori. C'è traffico nel box. Irmano Fumagalli, tanto che batte sul primo palo questo pallone, messo fuori, può partire la transizione con Salvo del Messina,
Salvo, grande gamba, messo giù, cartellino giallo. Salvo se ne stava andando, ha dovuto intervenire proprio Bifulco in ripiegamento, si è fatto male anche il numero 14 del Taranto. Cartellino giallo già in mano per Calzavarra e compagni di squadra di Giuseppe Salvo chiedono l'intervento della panchina, i medici del Messina. Dovuto spendere questo fallo e prendersi questa ammonizione inevitabilmente Alfredo Bifulco, ha tenuto finché ha potuto spalla a spalla, poi ha cercato comunque il pallone ma ha trovato la gamba sinistra, caviglia sinistra di Salvo, fermando comunque quello che poteva essere veramente un contropiede pericolosissimo da calcio d'angolo battuto alla squadra pugliese. Messina che adesso può ovviamente impostare la partita sulle ripartenze con giocatori di gamba come Salvo, lo stesso Zunno, colui che ha sbloccato il punteggio e l'ha fatto la difesa schierata del Taranto risolvendo una mischia, ma che può essere veramente un fattore con le sue zingarate in fascia sinistra. Rivediamo ancora intanto l'intervento falloso da parte di Bifulco, che viene ammonito, poi si è procurato anch'esso comunque un infortunio. Si sono rialzati entrambi comunque, sia Salvo che Bifulco, e si gioca poco più di 20 minuti alla fine della partita con il Messina avanti. Una giocata superlativa di Emmausso che chiama dentro l'area Rosafio, il cui sinistro poi si perde alto. Bellissima azione del Messina adesso nelle spaziature, far uscire grande qualità di giocatori come Emmausso e Rosafio, dato ad incrociare con il mancino qui Rosafio senza inquadrare però lo specchio, ma ancora Messina e ancora Giuseppe Salvo che sta giocando una grande gara. E il ventenne si appoggia a Frisenna, è venuto a giocare la giunta, torna indietro a Capitan Manetta. Emmausso ancora Frisenna, da Salvo, palleggia il Messina con sicurezza, con tranquillità, ed eccono i primi palloni toccati anche da Ortisi, va sul mancino, preferisce tornare sul destro, poi insiste ancora prendendo campo Orlando, bene nel ripiegamento Calvano, la alza a cercare Canuti, ma va nella zona di Manetta. Adesso siamo da Fumagalli, settantesimo che scocca in questo istante, e Messina che è in controllo del match. Un gol non è ovviamente sufficiente per iniziare a speculare, infatti continua ancora ad attaccare la squadra di Modica, si va da Zunno, l'uomo partita per adesso. Zunno salta Orlando, cambia campo, Zunno va da Rosafio, che entra in area ancora Rosafio, sinistro-destro, e guadagna il terzo giro dalla bandierina per i padroni di casa. Questi cambi campo sugli esterni, da Zunno a Rosafio, il Messina disorienta la difesa del Taranto. Adesso attenzione a Plescia, ma anche a Manetta, dentro l'area del Taranto. Battuto corto il corner dai siciliani, Salvo va da Ortisi, che adesso è ultimo uomo. Ortisi a cercare Frisenna, tiene vivo questo pallone, il cross di Rosafio con il sinistro, se ne va sul fondo.
Adesso il Taranto ha bisogno di accelerare ovviamente le operazioni, ma ci sono problemi per Simone Calvano. A terra il centrocampista centrale dei pugliesi. Gioco fermo. Calzavara che dà l'ok all'ingresso. Medico massaggiatore del Taranto. Due cambi quindi nel Taranto con Orlando, anzi tre, con Orlando, Fabbro, due, Orlando e Fabbro che sono entrati al posto di De Marchi Valietti, mentre nel Messina Plescia ha preso il posto di Luciani, Ortisi quello di Polito, obbligato ad uscire per un infortunio, e anche Calvano non se la passa benissimo, direi. E infatti ci sono gesti eloquenti da parte dei compagni, in particolare di Riggio, che va a segno alla panchina tarantina. Bisogna operare un nuovo cambio. E non ce la fa Calvano. Dovrà uscire il 23. Credo in modo definitivo. Adesso resta in 10 il Taranto, mentre dalla tribuna Eziolino Capuano vorrà parlare con la panchina per operare la scelta più giusta, però vediamo che c'è movimento e quindi evidentemente c'è già anche il giocatore deputato ad entrare al posto di Calvano. Resta in 10 momentaneamente il Taranto, che recupera comunque questo pallone. No, il calcio di punizione del Messina. I giocatori del Taranto si voltano verso la panchina per capire se ci sarà questo cambio in mezzo al campo. Entra con il numero 11 Samele, Luigi Samele, classe 2002. Questa è la decisione, quindi esce però anche Canutè. Quindi Samele per Canutè, ed è un cambio quindi in attacco per il Taranto. Finisce qui la partita del capocannoniere dei pugliesi. Gioca la carta Samele. Il Taranto. È entrato però anche Zonta per Calvano, che in effetti non era nelle condizioni per proseguire. Doppio cambio quindi, uno obbligato e uno invece tattico, operato dalla panchina del Taranto. Taranto quindi che ha smontato per due terzi quello che era il reparto offensivo, e considerando però che Bifulco sta giocando più basso, comunque sono cambiati tutti e tre, perché da Canutè, De Marchi e Bifulco si è passati adesso al tridente Orlando, Fabbro e Gigi Samele. 15 presenze, non ha ancora segnato Luigi Samele, 21enne attaccante tarantino, nativo di Foggia. Lui che è in prestito dal Sassuolo. Errore del Messina, e Orlando allora che se la porta sul sinistro, Orlando l'imbucata dentro per l'occasionissima di Fabbro, che sciupa così la chance del pareggio. Incredibile errore, anche Zonta lo guarda come per dire come è stato possibile. Che altra grande chance sciupata dal Taranto. Il paio con quella avuta da De Marchi nell'apertura di questo secondo tempo, forse questa è ancora anche più ghiotta perché era davvero sotto misura, non è riuscito ad orientare bene il corpo. Qui Fabbro, magetta, cestina, la grandissima occasione del pari.
Partita comunque molto viva, apertissima. Ancora ad ogni risultato. Con il pallone portato su dal Messina ancora. Taranto che seppure con l'inferiorità numerica, perché poi quel fallo di Bifulco ha portato appunto al rosso al giocatore tarantino, sta continuando a spingere con grande generosità. La bandierina adesso a giocare questo pallone il Messina. Il buon lavoro di Pasqualino Ortisi. Pallone ancora ribattuto. Ortisi che entra in area, secondo palo, e poi preferisce Panico non rischiare e mettere in fallo laterale. Tutti e 10 gli uomini del Taranto dentro la propria area, con Vannucchi che blocca. Adesso sono saltati ovviamente tutti gli schemi. A metà campo il Taranto a giocare questo pallone, l'apertura sulla destra per Orlando che può entrare in area, Orlando che poi però non si vede il fatto che Semele e Fabbro erano comunque vicino a lui. È arrivato poco lucido qui Orlando, lanciando male questo pallone che è finito in fallo laterale per il Messina. Rimessa in gioco di Salvo. Messina che non vuole rischiare ovviamente di dare un calcio al secchio del latte, avanti di un gol e con l'uomo in più. Pallone dentro ancora per Plescia, si chiude la difesa tarantina. Ecco la rimessa già effettuata dal Messina. Pallone che arriva a Vannucchi, sul quale c'è il pressing di Emmausso. Salvo ancora a controllare questo pallone. Salvo che vuole andare a puntare Panico. Salvo in mezzo a tre. Salvo tenendola, giocandola con Frisenna anche. Poi Plescia andando a puntare l'area, di nuovo Messina centralmente, dove c'è stato poi questo tocco con il esterno sinistro di Giunta, un bel preziosismo che però non è stato efficace. Giunta la riconquista così, però giocandola col compagno di reparto Frisenna, andando da Zunno, uomo che al dodicesimo di questo secondo tempo ha portato in vantaggio il Messina. Messina che è pronto ad effettuare altri due cambi. Gioco che si ferma qui per un fallo che è stato commesso su Fiorani. Se Modica decide di effettuare adesso i due cambi che sono programmati oppure si aspetterà ancora qualche istante per mangiare poi qualche secondo. Eccoli qui i due cambi, quanto meno il primo. Fuori Rosafio e c'è l'esordio per uno degli acquisti del mercato di gennaio, entra Marco Civilleri. L'altro cambio invece porta sul campo del Franco Scoglio il 77 Francesco Scafetta, va a sostituire Emmausso e toglie quindi i suoi due uomini maggior qualità, Modica che hanno speso tanto, Emmausso e Rosafio, per inserire
Civilleri al debutto con la maglia del Messina e anche Scafetta, un 91, un 2002, esperienza, anche gioventù e freschezza, pescate dalla panchina del Messina. Miceli al volo, il pallone che finisce in fallo laterale, possibile da controllare per Orlando. Non c'è fretta ovviamente ora da parte dei giocatori del Messina nel rimettere questo pallone, però c'è anche il cartellino giallo proprio per perdita di tempo che viene sventolato a Ortisi. Questo è un messaggio probabilmente che vuole dare un po' a tutti i giocatori del Messina Calzavara, che non saranno tollerate grandi perdite di tempo. 8 minuti al 90esimo e primo pallone giocato dal neoentrato Marco Civilleri. L'intervento da terra che porta alla riconquista del pallone da parte dell'attacco del Messina è stato proprio l'altro neoentrato Scafetta. Ha cambiato campo, andato a cercare Zunno. Non giocabile però questo pallone per lui. Pliscia che deve pressare per disturbare la costruzione del Taranto, che adesso però ha come compito principale quello di lanciare palloni in avanti, anche se la torre dovrebbe essere Luigi Samele. Sta giocando punta esterna però, anche se vedete un attacco un po' particolare, perché Samele e Fabbro sono più o meno sulla stessa linea con Orlando e Zonta alle loro spalle. Questo 2 più 2 là davanti, che poi diventa anche un attacco a 4, cercando Appiezza nel campo. Cartellino giallo anche per Panico. Taranto che è rimasto in 10 per l'espulsione di Bifulco. Nonostante questo ha avuto un'occasionissima con l'uomo in meno, sciupata da Fabbro. 6 minuti più recupero al termine. Proprio la punizione di Civilleri, che è arrivato dal San Sepolcro, un ex di turno, giocato nel Taranto nella stagione 2021-22, partito dalle giovanili della Triestina. Civilleri, innesto di esperienza per il centrocampo messinese. Il palo che favorisce il Taranto adesso con Orlando. Il pallone messo dentro da Alessio Luciani. C'è l'ottima protezione di Salvo, che poi si gira verso i tifosi della curva, dove probabilmente ci sono anche amici suoi o conoscenti. Il ventenne di Messina, ex San Cataldese Nissa. Se il Messina vincerà questa partita sarà stato sicuramente tra i protagonisti, tra i trascinatori. Poi sotto i riflettori ci finirà giustamente Marco Zunno, l'uomo gol. Una partita solidissima, quella di Salvo sulla destra. È proprio sulla destra che prova adesso a sfondare il Messina con Scafetta dentro l'area. La conclusione di Frisenna, ribattuta e messa in angolo dal Taranto. Frisenna, pericoloso con questo tiro accalciato appena entrato dentro l'area, servito da Scafetta, e corner conquistato dal Messina, il quarto della partita. Battuto da destra, primo palo, riesce a intervenire nessuno. Fabbro liberato, di nuovo possesso per i siciliani. Adesso devono anche sfruttare ovviamente l'uomo in più, andare negli spazi. Civilleri mette dentro questo pallone, il colpo di testa di Manetta, era rimasto lì
dall'azione precedente, quando era andato a riempire l'area sul calcio d'angolo del Messina. Manetta colpisce male, pallone alto. Intanto se ne sono andati altri secondi comunque preziosi per la squadra di Modica. È un Taranto che vuole provarci fino all'ultimo, anche se con l'inferiorità numerica. Il colpo di tacco di Fabbro, poi Civilleri che ha vinto il rimpallo. Centralmente c'è il break di Giunta, viene messo giù e si guadagna questo calcio di punizione e porta a un nuovo cartellino giallo anche per Miceli. Inizia quindi con una ammonizione, sua prima partita con la maglia del Taranto. Mirko Miceli è arrivato dalla Turris, questo mercato invernale, qui che è chiamato a sostituire Mattias Luis Antonini. Certo, un'eredità pesante, però ha un'esperienza per poter reggere anche questa pressione. Qui ha aspettato Giunta, poi è andato in tackle, in scivolata, mettendo a terra il giocatore messinese. Giunta ha guadagnato comunque una punizione che lascia al compagno di reparto Giulio Frisenna. Quattro uomini in barriera per il Taranto e c'è anche il coccodrillo. Frisenna, ma anche Civilleri. Si allontana all'88 e per il destro di Frisenna questa punizione che diventa uno schema corto. Plescia in area con il piatto ribattuto. Era la palla per chiudere i conti. Il Taranto è riuscito a sventare questa minaccia sullo schema. Stava riuscendo comunque, che ha liberato Plescia quando tutti si aspettavano la battuta di Frisenna. 88:30, corre il tassametro, cronometro che adesso è grande amico del Messina, che peraltro è anche in attacco con Pasqualino Ortisi alla rimessa laterale. Viene Zunno di testa a dare un appoggio, Frisenna la perde, è stato il rilancio di Fiorani verso Fabbro, intervento di Salvo commettendo fallo però, e quindi punizione per il Taranto. Inizia l'ultimo minuto e poi andremo a vedere quanto ci sarà di recupero. Prima però un altro cambio, entra un altro veterano, Antonino Ragusa. Lui ha anche due promozioni in Serie A con Verona e Spezia. Questa invece è l'occasionissima per Plescia. Poteva segnare il suo quarto gol e far passare in anticipo i titoli di coda. Esce Zunno, proprio lui, l'uomo che ha sbloccato il match e che sta dando, e sarebbe una preziosissima vittoria alla Messina. Dentro Antonino Ragusa, quindi per il Messina, che adesso però deve difendersi questo calcio di punizione. Altro messinese d'oca, anche Antonino Ragusa, che è tornato a casa la scorsa stagione. Doppio colpo di testa, Civilleri. La rimpallata, Civilleri che la rilancia. C'è curiosità ora per capire quello che sarà il recupero di questo match. Orlando. Di check con il neo entrato Ragusa, che ha la meglio. È fresco Antonino Ragusa. Transizione, un 3 contro 3 della Messina. Ragusa, mano nella conduzione del pallone. Resta però ancora potenzialmente vivo. Andati a cercare Plescia, poi la riprende Civilleri. Sono tanti spazi adesso per il Messina, che va alla conclusione fuori area. Pallone che perde alto. Sono 6 minuti di recupero e se ne sono già andati i primi 40 secondi. Taranto alla disperata ricerca del pareggio con Fiorani, che la calcia lunga a cercare di scavalcare i difensori del Messina, oltre i quali ora dovranno giocare Simele, Fabbro e Orlando, che sono le tre punte. Samele, Fabbro e Orlando, le tre punte nel campo per il Taranto. La rimessa laterale però a metà campo
dei pugliesi con Riggio, che deve tornare da Vannucchi, lungo lancio, minuto e 20 dei 6 di recupero, se n'è andato, intervento di Manetta, ora non serve l'estetica, serve tanta concretezza là dietro alla Messina per tenere il pallone lontano dalla porta di Fumagalli per andare ad ottenere quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva per i siciliani dopo il blitz di Caserta, vincendo 1-0 sul Taranto con Luciani, e adesso torna da Vannucchi, ancora il portiere a rilanciare, tutti ovviamente nella metà campo del Messina, 9 giocatori in movimento del Taranto. Civilleri sta diventando diga preziosissima, è entrato molto bene in questa partita il centrocampista, dotato anche di buona fisicità. A proposito di fisicità, si va a cercare Plescia, che voleva una punizione. È regolare l'intervento di Riggio su di lui, resta a terra Plescia, l'arbitro non ferma il gioco, si prosegue, adesso deve rientrare anche Plescia, altrimenti è un 10 contro 10. Colpo di testa di Pacciardi e poi la conclusione al volo di Luigi Samenè. Non inquadra però lo specchio, deve aspettare un attimo qui il 21enne nativo di Foggia, proprietà del Sassuolo, precipitoso nel cercare di beffare Ermano Fumagalli. È stato decisivo con una bellissima parata su De Marchi in apertura di questo secondo tempo e anche nel primo, comunque al tramonto del primo tempo ha saputo essere decisivo su un tentativo di Canutè. Anche oggi Ermano Fumagalli il suo l'ha fatto molto bene. Civilleri per adesso banalmente un pallone, ancora 2 minuti e mezzo da giocare, la rilancia Ortisi, Plescia, stavolta il fallo c'è tutto di Riggio, no è contro, è contro, il fallo è all'attaccante del Messina e ovviamente non è dello stesso avviso di Calzavara. Segue dibattito tra i due. Tutto il Taranto adesso e anche con il portiere Vannucchi che va a battere lui nella metà.